E buonasera, oggi siamo in ritardissimo per ricollegarci ai nostri fasti iniziali, quando iniziavamo mezz'ora dopo il momento in cui vi aspettavate, e non sento più le papere in sottofondo, Kat, le hai uccise tu o ci hanno Avranno fatto la capito grazia? che devono tacere. Ok, perché dopo mille peripezie abbiamo detto, oh, riusciamo ad andare in onda. Nel momento in cui eravamo pronti ad andare in onda, hanno iniziato a starnazzare le anatre fuori dalla finestra di Ovviamente. Kat. Lì, insomma, siamo sopravvissuti alla vena grossa che ha iniziato a pulsarci violentemente sulla tempia e siamo qui. Siamo come sempre Rie e Katlin, siamo alla puntata 1, 2, 3, Stella. donna, cavallo e re. E quindi niente, che facciamo? Direi che mentre aspettiamo che tutti quanti arrivano e che tu spammi violentemente come al Ma solito perché si il sente? link. No, si sente giusto qualche click, quindi io posso arguire che sia tu che mandi il link in giro. No, stai E quindi. sbagliando, io non c'entro nulla. Buonasera Mattia che già ci ha raggiunto. È stato il primo, ha vinto un ciao Mattia in diretta. E mentre aspettiamo il secondo, il terzo e forse basta perché abbiamo organizzato sta cosa, l'ultimo, mandiamo una canzone abbastanza famosa degli Smash Mouth. È Walking on the Sun, non tanto per il testo perché parla un po' della cultura hippie. Cioè, nel mondo hippie che poco ha a che fare con quello che trattiamo noi in radio, ma perché è carina e leggera e oggi mi girava così. Quindi per voi la canzone. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it'd be out tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Questa era la canzone di Rie scelta da lui. Eh sì, effettivamente non è
propriamente mia, anche se ammetto che sarei capacissimo di fare sì, altrettanto. Sì, non ho dubbi. Tutto nello stesso momento, strumenti e voce. Figo. Comunque, mentre sento che continui a clicchettare, mentre tu continui a clicchettare, io vorrei dire che per quanto riguarda il tema della puntata di oggi, che abbiamo lasciato un pochino a sorpresa perché non sapevamo di preciso che cosa fare, nell'evento io ho fatto una domanda, ho chiesto: ma secondo voi di cosa si parlerà oggi? Fantasmi, mostri, alieni, sofisticati tecnicismi da master o cazzate in libertà? E ho anche detto che chi avrebbe indovinato avrebbe vinto un preziosissimo niente imperlato di nulla, no? Quindi, insomma, si gareggiava per la soddisfazione. E ci avete risposto in tantissimi, ben due, mortacci vostra. Mattia ha detto che secondo lui si sarebbe parlato di come scacciare i fantasmi, mentre la leggenda di Elerian, un account di gestione di un GDR by chat, ha detto che sa che è facile indovinare perché si parlerà di niente. Avete sbagliato entrambi. Di cosa si parla oggi? Lo possiamo capire direttamente dal jingle o vuoi fare anche tu un'introduzioncina carina, Kat? Si parlerà di... Edin! Hai visto che ha combinato Mario? Eh? Un botto tutto in famiglia? No, no! Mario! Quello del panettiere! Panettone! E che c'è occhio, panettone! Hai sì, sì, vabbè! Lo stanno dicendo sul Radio Serpe, curiosità dal web! Eh? Il caffè? Vabbè, vino a gas! Babbo? Esatto. Ringraziamo sempre Sara e Valentina per i gingolini. Quindi, come avrete arguito, si parla oggi di curiosità dal web, quindi non ci avete preso. Esatto, siete proprio dei babboni, dei babboni! Basta. Va bene, va bene. Allora, intanto voglio, cioè, lo ringrazio subito, c'è Mattia che ha pubblicato il link della puntata, questa qui attualmente in diretta, sulla sua pagina Tsubaki no Tsubaki. Ho capito Tsubaki non tette, ho detto Dio, che cacchio. No, no, se fosse non tette non lo ringrazierei perché sì, sarebbe un po' antipatico. Comunque grazie per la piccola pubblicità, piccola grande pubblicità che hai deciso di farci. Niente, iniziamo? Chi vuole iniziare? Tu o io? Comincia tu. Ok, allora io inizio. La prima curiosità di oggi riguarda un piccolo giochino elettronico che sicuramente tutti quanti conoscono, che è Space Invaders. Avete presente, no? Il giochino con gli alienetti in un bello squadrone rettangolare che scendono verso di voi, verso il basso. Voi dovete sparare con la vostra navicella laser e distruggerli tutti. Kat, ci hai mai giocato? Sì. Ok, lo conosciamo tutti, no? Pensa, io per un esame all'università avrei dovuto riprodurre Space Invaders da zero, programmandolo da zero. Fortunatamente poi il docente ha deciso di cambiare le regole e me la sono scampata perché sarebbe stata una pazzia. Certo. Comunque che tu, lui o Pac-Man, sempre lo dovevi. Beh sì, i due progetti erano o Space Invaders o Pac-Man e non mi ricordo se c'era qualcos'altro, ma questi bastavano e avanzavano. Ah, ecco, okay. Capisco. Comunque, torniamo a Space Invaders, è un videogioco prodotto addirittura nel 78 dalla giapponese Taito e fu talmente popolare da portare a casa l'incredibile fatturato di 500 milioni di dollari, no? E i suoi alieni composti da pixel sono stati molto influenti nella cultura e nella controcultura, lo sappiamo benissimo, tant'è vero che pure tu, che non è che sia una gran videogiocatrice, sai di cosa stiamo parlando. Yeah. Ebbene, c'è un artista americano che ha deciso di fare delle copie in tre dimensioni degli alieni e di farle rivivere, tra virgolette, nei cieli delle città che più ama. Lui usa Google Street View, si è andato a riguardare tutti i posti in cui ha viaggiato quando guidava il camion attraverso gli Stati Uniti e ha aggiunto sopra semplicemente di Space Invaders. E quindi ha messo su questi modelli 3D e ha deciso di farli a specchio in modo che potessero riflettere gli skyline e i paesaggi sopra i quali si stagliavano. Un progetto divertente che io adesso vi appiccico qui in chat, perché un conto è dirlo, un conto è andare a guardare proprio le opere di questo tizio che evidentemente aveva del tempo libero. E a proposito di sculture e quant'altro, vi voglio parlare di alcune sculture molto molto bizzarre.
Loro sono per metà Buddha e metà supereroe. Supereroi. Praticamente a Dalibest hanno tutti una componente nerd non da poco. Ma le cose con i supereroi fanno proprio impazzire. E quindi cosa è successo? Fanno ancora più impazzire le idee che prendono un mondo normalmente considerato serio e lo mescolato a un mondo super pop tipo Batman, Superman e company, no? Senza dimenticare nomi come Darth Vader o altri, che pur non essendo supereroi sono veri miti dell'immaginario nerd. E allora abbiamo visto i supereroi nei quadri rinascimentali, li abbiamo visti in versione indiana e anche perduti in ambienti lontani e solitari. Oggi invece li vediamo appoggiati su un comodino, nella posa placida e riflessiva di un Buddha. E sì, queste statuine prendono il classico Buddha e lo mischiano con le teste di Batman, Iron Man e molti altri. Le statuine sono realizzate con una stampante 3D e costano davvero poco, appena 8 dollari, più o meno 9 euro e qualcosa. E se vi piacciono, c'è un sito che noi vi forniremo dove potete acquistarle. Vi manderò in chat, vediamo se riesco, se non sono molto impedita. Vi manderò in chat tipo la statuina di Buddha mescolata con Dart, oppure quella di Batman che magari va più di moda, aspettate, così che voi potete vedere di cosa sto parlando. Ma dici se non sono impedita perché stai scrivendo con le dita delle mani? Cioè, se scrivessi tipo col naso saresti stata in penaso. Oh, santa miseria, ti odio. Vabbè. Oh, c'è chi recentemente ha apprezzato queste battute che no! Io ho definito ghiaccio in endovenosa e tu non lo sai, però sotto sotto c'è chi queste perle le apprezza, è per quello che io lo dico, per date gli altri. Le perle per porci, vai, vedi, infatti, tra parentesi, costano 9 euro e qualcosa, quindi 8 dollari le statuette da 2 pollici, quindi quelle più piccoline. Ci sono anche altre due dimensioni, quella più grande, se non sbaglio 6 pollici, costa una ventina di dollari o di euro, non ricordo. In più però c'è la spedizione che è di circa 14 euro, quindi comunque è una spesa di tutto rispetto. Però se siete dei nerd fino in fondo potreste farci un pensierino. Adesso vi do anche il sito, così se volete fare regali. Esatto, quindi direttamente ci il sito sono per anche quelli del Signore degli Anelli di Star Wars, che figata. Sì, se volete fatti... poi ogni statuetta che comprate una la dovete spedire a Radio Serpe, mi raccomando. Certo, mi sembra giusto. non ci ho fatto caso se l'hai detto perché mi sono distratto un attimo, ma sono fatte, se non sbaglio, in plastica e stampate con una stampante 3D. L'ho detto. Ok, vedi la grande tecnologia per cosa la vai a usare? Per fare i Batman Buddha. Esatto. Okay. Che poi Batman sta dorato, ma c'è anche tutto blu e tutto bianco. Figata. C'è tutto tranne il nero, che è il primo colore che uno associa, esatto, a Batman. Ottima scelta di marketing. Comunque, spostiamoci un po' ad un'altra notizia, mentre voi vi rifate gli occhi con le belle statuine. Noi parliamo sempre di giapponesi qui, giusto? Uh-huh. Perché se non fosse per i giapponesi, durerebbero la metà le nostre puntate di curiosità. E di solito i giapponesi li associamo ai robot. Stavolta io associo i robot agli italiani. Zan 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 zan. Vedi, qui ci sarebbe stato bene un bel gingolino, ma hai sopperito benissimo. Allora, finalmente sono finiti i lavori su iCube, una sorta di bambino robot interamente sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo prodigio è capace di mutare espressioni facciali e di parlare. Ad esempio, c'è un video in cui gioca a ping pong elettronico ed è capace di passare dalla gioia alla frustrazione a seconda dell'esito della partita, ad esempio. Il robot ha 53 motori per muovere testa, gambe, braccia, vita e mani. Può vedere, udire ed è anche capace di sentire i propri movimenti. Qualche mese fa ha mosso i primi passi e ha superato l'ostico test dell'ariete, quello nel quale un ricercatore tenta al robot di fargli perdere l'equilibrio, anche prendendolo a colpi, magari si diverte pure, e il robot è riuscito a rimanere in piedi su una gamba sola.
Il cucciolo di Robot ha le sembianze di un bambino di 4 anni e il suo scopo sarà quello di accudire anziani e malati. A guardarlo sembra uscito da un telefilm di fantascienza. Non so se avete mai visto AI, Intelligenza Artificiale di Spielberg. Ecco, ci si potrebbe avvicinare allo stile. A me è venuto in mente Big Hero 6 quando hai detto che aiuterà malati e bambini. Anche sì, solo che non somiglia a un marshmallow ma più a un bambino. Allora non lo voglio. E comunque, una perla della meccatronica tutta italiana, iCube. Se volete informarvi lo trovate tranquillamente in rete, qualunque notizia. Invece, io vi parlo di un'altra cosa che è giapponese, cioè è giapponese. Praticamente mai più tempi duri per i sognatori. La Firebox ha prodotto un kit d'emergenza per dormire ovunque, che comprende un materassino gonfiabile e una coperta indossabile, così da poter schiacciare il fantomatico pisolino mentre siamo in ufficio, magari all'indomani di una serata particolarmente movimentata. Originariamente questo kit è stato creato in Giappone per aiutare le persone sotto il terremoto, molto frequente in quelle zone. Però lo capite da voi, uno lo può usare un po' dove vuole e quindi il luogo proibito per eccellenza, ma anche il più affascinante, diventa immediatamente quel confortevole riparo sotto la scrivania in ufficio. Il kit si può comprare sul sito al prezzo popolare di 42 euro e rotti, una sciocchezza se pensiamo all'agio del poter finalmente fare la buca nel letto durante l'orario di lavoro. La scatola ha la grandezza di una pratica per scartoffie, quindi la si può tranquillamente riporre tra le cartelline. Nessuno se ne accorgerà. L'unica cosa, non ve ne approfittate perché il licenziamento potrebbe essere dietro l'angolo. E poi, addio sonno! Quindi l'hanno fatto anche in modo che lo puoi nascondere. Esatto. Caspita, però se ci pensi sono 40, 42 hai detto? 42 euro, insomma, sì. Ecco. Mattia chiede il link del robottino, se ce l'hai, magari lo metti in chat così. Sì, porca miseria, l'ho appena chiuso. Vabbè, te lo faremo avere dopo. Sì, no, mi piace la vostra prontezza di riflessi. Ok, magari Kat, comunque il link del robottino tu ce l'hai su Skype, sì, tra sì, le cose. Sì, ok, quindi glielo do io, dai. Recuperalo mentre io dico la prossima notizia. Va bene, solo per voi. Va bene, visto che oggi siamo in tema di cose che non possono proprio mancare, c'è stata un'idea, no? Che purtroppo è stata circoscritta alla festa delle luci, la festa delle luminarie, insomma, Fête des Lumières di Lione, e che è una specie di sole, di luce solare portatile. Allora, loro vendevano, hanno esposto queste capsulette che sembrano delle medicine, appunto in una scatolina che hanno esposto nelle farmacie. Queste capsule avevano della luce al loro interno, data da determinate sostanze, e era prodotta, diciamo, in diversi tipi, quindi il sole di Bora Bora, il sole delle Seychelles o il sole delle Bahamas, e questo è stato fatto, diciamo, per sopravvivere alle giornate più cupe e grigie, sapete, quei lunghi inverni quando dici basta, ho bisogno di un po' di luce. L'idea... Ah no, quello era il mal di testa. No, esatto, quello era il mal di testa. Quindi niente, hai bisogno di un po' di luce, vai a prendere... Ah no, quello era il mal di pancia. Sì, quindi ammetto che la tua testa sia tutto a posto, no? E che non stai cagando Alessia Marcuzzi. Oppure che quei sintomi ce li hai tutti insieme a causa del grigiore, tu ti prendi le pastigliette, scegli il tipo di luce e ti risollevi la giornata con un sorriso. Ma la cosa importante è, ci sta il sole di Napoli? Perché se non c'è fanno schifo. Temo di no. Allora le potete buttare. E nemmeno il sole di Milano, anche perché a Milano non c'è il sole. Sole. Stai mangiando, Cati? Perché mi sgami sempre? Tu, ho sentito una piccola nota dissonante di posata su un piatto. Tu passi da clicchettare col mouse al mangiare in diretta. Che cosa stai mangiando? Non te lo dico. Stai mangiando un dolce con la panna? Sì. Ancora? Non è ancora andato a male? No, però se non lo finisco io nessuno te lo mangia qua. È vero, a fare 8 kg di dolce può essere costretta a finirlo. Questa qui, ogni 2 secondi, ogni giorno, lei mi spiaccica davanti alla faccia il dolce alla panna che ha fatto e fa anche la splendida. Ma quanto è buono, come è venuto bene. Poi si permette anche di mangiarlo in radio, capite?
Va bene, vado avanti. Cosa, a mangiare o con le no, notizie? No, con le notizie. Vai, deglutisci il boccone e poi ti allora, prossima. No, non lo devo deglutire perché si squaglia. Allora. Ah, si squaglia in bocca da qualche Praticamente. Prendo a schiaffi. Volete sperimentare un vero trip? Guardate queste installazioni da vicino. Sono state create dall'artista australiana Tania Schultz sotto lo pseudonimo di Pip e Pop. Aspetta, il cosa? Sotto il che? Lo pseudonimo. Mangia tu mentre leggi le notizie. Utilizzando zucchero e caramelle, colorate in stile flow, come nelle migliori visioni possibili. Le sue installazioni si prendono gioco della prospettiva, immaginando arcobaleni dentro stanze enormi, oppure interi paesi o addirittura mondi fatti interamente di dolci e di colori. Questi lavori sono stati esposti in tutto il mondo. È un'esplosione psicadelica da perderci la testa. Vi mando anche qua le foto, sono carinissime. Ed è per questo che poi mi è venuta fame. Guardando le pietre colorate. Sì, allora, lei con le pietre fa l'arcobaleno. Cioè, io vorrei vedere Giotto cosa direbbe della prospettiva usata da questo. Vabbè, comunque. È qualcosa tipo sti cazzi, suppongo. Ma comunque niente a che vedere con l'installazione che hai ammirato tu oggi, lo vogliamo dire anche ai nostri ascoltatori? Vogliamo ragazzi, non potete capire, allora stamattina... Aspetta, renderli partecipi di cotanta beatitudine, volevo usare le parole un po' più. Ah ok, va bene. Allora, praticamente stamattina sono andata a farmi un giro, a me sono molto, come dire, come mi sveglio la mattina così poi agisco di conseguenza. Allora, visto che c'era il sole, sono andata un po' sul lungomare e c'era il Castel dell'Ovo che mi ispirava tantissimo. Allora ho detto, boh, vado a fare due foto del Castel dell'Ovo. Sono entrata e c'era una mostra. Una mostra sia di acquarelle sia di quadri e poi presentavano un'opera suggestiva. Allora, sai, la curiosità degli esseri umani... E donna pure, e quindi sono sgattaiolata dentro questa stanza e non c'era nessuno. C'era il presidente, dopo un po' è comparso sto presidente che teneva pure lo striscione tricolore così com'è, e ho chiesto informazioni e il tipo si era quasi meravigliato che una persona giovane, no, potesse essere interessata alla cosa. Allora ha fatto tutto il gentile, no? Sì, è una nuova opera che abbiamo fatto in silicone di un giovane artista che l'ha portata, l'ha fatta in Italia, italiano, tutto che si vantava che era italiano, no? Questo tipo. E mi ha lasciato un fogliettino per scrivere poi il commento dopo e mi ha fatto entrare in questa stanza. All'inizio stavano solo quadri, quindi ho fatto le foto ai quadri, ho letto un po' di cose sui quadri, vabbè. Sono entrata in una stanza e c'era, raga, vi giuro, quello che io ho visto a primo impatto era un cadavere steso sopra un tavolo, completamente nudo, maschile ovviamente, completamente nudo, con un buco in fronte e un buco sul petto dall'altezza più o meno del cuore. Anche io ho detto, minchia, ma che davvero hanno preso un cadavere e l'hanno messo qua sopra? Ho detto, non è possibile perché sennò puzzerebbe, sai, cioè, non lo so, ci sarebbero, che ne so, delle guardie a sorvegliare la cosa, vabbè, insomma, mi sono girato e ho detto, ma si possono fare le foto? E mi fa, sì, mi avvicino, mentre io sto facendo la foto, vedo che l'addome si gonfia e si sgonfia, come quando uno respira, raga, ho dato un urlo, mi sono cagata sotto proprio. Che il tipo si è girato e mi fa tranquilla, tranquilla. E io dopo ho visto che dietro la schiena aveva un tubo e un motorinetto attaccato che lo faceva appunto gonfiare e sgonfiare per rendere questo cadavere vivo. E quindi niente, io vabbè, sono rimasta impressionata dalla cosa, ho iniziato a fare i video, a scattare le foto, poi vabbè, non si poteva toccare, però poi il presidente mi ha detto che era fatto in silicone, eccetera, eccetera. Mi sono talmente appassionata che poi sono andata a chiedere le brochure per vedere la storia di sto tipo, no? Però non ce ne avevano più perché avevano fatto razzie nei weekend. E quindi c'è stata la presentazione,
Io poi ho fatto una specie di relazione di una paginetta, l'ho consegnata, hanno letto la maggior parte delle relazioni ad alta voce. Ho lasciato il mio recapito così con la... vabbè, così così. Insomma, è stata veramente un'emozione, cioè, perché anche la paura alla fine è un'emozione. Ed è stato veramente suggestivo. Mo sono tornata a casa, prima l'ho fatto vedere anche a Rie al video, e penso che stanotte non dormiremo. Comunque ho deciso di postarlo anche su Facebook, sperando che... non ci sono quelle persone cretine che me lo vanno a segnalare per il nudo, perché il cadavere è completamente nudo, quindi si vedono anche le parti intime, però essendo opera d'arte, Facebook dovrebbe non censurarmelo. Speriamo bene, altrimenti, non so, ve lo passerò, magari lo caricherò su qualche sito e magari vi darò il link per chi fosse interessato alla cosa. Comunque un'opera d'arte disturbante, se posso dire la mia. Guarda, ti dirò, dipende come la prendi. All'inizio mi ha fatto paura, però dopo, ma dopo la paura, dopo che ho capito com'era, quindi ero sicura di quello che avevo visto, cioè a me ha incuriosito. Infatti, volevo secondo toccare. Me, altro che colpo di pistola, quella si è strozzato con un pezzetto di casatiello. Dai, non è vero. E l'hanno voluto far passare per... vabbè. No? No. Vabbè, comunque molto molto realistico. Meglio quello o meglio le cose psichedeliche della tizia? Ma vedi, le cose psichedeliche sì, sono belle, bei colori, però quando ne hai visto uno o due, boh, invece vuoi mettere una marea di morti? Beh, ma vabbè, anche i morti, una volta che ne hai visto uno o due, così come gli uomini nudi. E vabbè, ma cambiano. Certo, perché magari uno c'ha la pallottola qua, un altro magari è stato squarciato, un altro sgozzato, un altro... Ovviamente dipende anche dallo stato di decomposizione. Esatto. Ma la cosa impressionante è che io mi chiedevo come abbiano fatto a riprodurre, perché poi vedrete dal video che metterò, c'aveva, a parte che aveva i peli, cioè aveva proprio i peli sulle gambe, sul petto, no? Sul pube. E poi sono riusciti a fare dentro al corpo tutte le vene essiccate, perché era morto, no? Quindi tutte le vene essiccate di quando il sangue si fa, si coagula, no? Quindi si fa più scuro, di quel marroncino. Poi lui in vita deve essere stato tipo castano rossiccio, no? Come uomo, perché teneva ancora la barba, i capelli. Cioè, inquietante, capito? Cioè... un conto se ti dicono, hanno preso un cadavere, l'hanno messo e l'hanno plastificato, l'hanno conservato, ok? Si fa, c'è stata la mostra a Roma qualche anno fa di chi ha donato proprio il corpo alla scienza, è stato messo tipo in salamoia, no? Come le olive. Ed è stato esposto. Allora tu dici, cavolo, sono fatti bene perché sono umani veramente, no? In stato di conservazione. Un conto è se ti vengono a dire sono stati fatti da zero col silicone. Cioè tu dici, cacchio, cioè porca miseria. E mo ti stupisco, sai cosa sono le real dolls? Sono le bambole reali. Esatto, sono l'evoluzione delle bambole gonfiabili, sono proprio corpi femminili prodotti e riprodotti completamente in silicone a scopo sessuale. Quindi comunque il riprodurre corpi in silicone è una cosa che si fa in diversi ambiti artistici e non. Perché piangi? A parte che hai finito con la torta, sì? Ok, butta giù l'ultimo boccone. No, ho finito, dai! Ok, e dimmi, perché ti provoca questo moto di tristezza sentir parlare di corpi in silicone? No, mi provoca un moto di disappunto e tristezza il corpo in silicone per uno scopo come il sesso. Cioè, ok l'opera d'arte, ok, ok per una conseguenza scientifica, ok, ma dai, per il sesso, porca miseria, c'è il mondo che se ne cade di donne, a pagamento e non, beh, guarda, facili e non, belle e non.
Secondo me, se uno riesce a mettere mano alla tasca per spendere quei 3.000, 5.000, 10.000 euro per una donna in silicone, secondo me le donne in carne e ossa o non se le trova o non gli interessano. Perché io avevo visto effettivamente un documentario proprio su questa cosa qui, come li producono, che giro di mercato c'è, che tipo di affari ci sono intorno, e avevano fatto vedere proprio storie di persone che acquistavano queste real doll. Alcuni addirittura le usavano come persone vere in casa, in mancanza magari di una moglie deceduta. Appunto, o di qualcuno che è mancato. Triste. Sì, infatti io lo trovo molto triste. Addirittura c'era un uomo che aveva mostrato in che modo aveva dei rapporti con questa bambola. Lui aveva un sistema di corde e carrucole che la tenevano sospesa, cioè sospesa a mezz'aria, nella posizione giusta per poter fare quel che doveva. E c'erano addirittura delle persone che si preoccupavano poi di aggiustarle, perché sai, con l'uso, con il logorio, avevano necessità di riparazioni, e quindi c'era pure il giro di mercato delle riparazioni di queste real doll. Madonna. Addirittura è possibile riprodurle con le sembianze di una donna veramente esistente, che va lì, si fa fare il calco in gesso proprio del corpo, e che viene poi riempito di silicone, e quindi viene stampata questa bambola di silicone con effettivamente le fattezze di una persona esistente. Rie, quando io non ci sarò più, tu mi sostituirai con una bambolina del genere. Ma io mica devo fare quelle cose lì. No, dico, tipo mi metti a fianco a te e fai, siamo qui in radio con Katri. Senti, non sono così triste da mettermi la bambola. Ah, ok, lo fai senza di me, senza problemi, ho capito, grazie. Vedi, questo è un tipico atteggiamento che io non sopporto, lo sai? L'ho fatto apposta. Allora, mentre tu torni a mangiare il dolce e rifletti sulle tue male fatte, prendete un'altra fetta? No. Ok, io rientro in tema di puntata, che siamo partiti un po' per la tangente sulle bambole di silicone, e passo a un'altra notizia. In America esistono i cat caffè. Non sono i caffè, il bar dove potete incontrare Kathleen, perché di Kathleen ce n'è una sola e ce l'abbiamo noi, modestamente. Sono quei bar dove girano tranquillamente i gattini e si fanno coccolare dai clienti, che sono ben felici di spendere qualche spicciolo per andare lì e, oltre alla consumazione, coccolarsi i gatti, no? I coreani hanno fatto una cosa simile. Visto che oggi non parliamo di giapponesi, parliamo di coreani. Da pochi mesi è iniziato l'anno della pecora nello zodiaco cinese, no? Sì, pecora, di cui abbiamo un audio diapositiva, ragion per cui ha debuttato il primo Sheep Caffè. Si chiama Thanks Nature e a girare tra i tavoli stavolta è un allegro gregge di pecorelle belanti, particolarmente consigliato la sera con una buona tazza di camomilla per conciliare il sonno. Quindi, insomma, invece di avere i gatti che girano per i tavoli, hanno le pecore, no. I coreani. Va bene. Io invece vi parlo di una cosa molto, 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 molto triste. Ovvero, c'è una nuova frontiera per i selfie. Dopo il bellissimo bastone appendiabiti per fare i selfie che ho visto girare per Napoli, anche stamattina, vabbè, ce l'avevano molti ragazzi, manco ragazzi, ragazzi. Un po' ovunque, effettivamente. Se siete maniaci dell'autoscatto e non vi fa impressione l'idea di mangiare la vostra effigie a colazione, ecco il gadget perfetto per voi, un tostapane che imprime la vostra foto sui toast. La procedura è semplice, basta scegliere la propria foto preferita e caricarla sul sito di Toasted Selfies. La casa produttrice creerà una resistenza ad hoc con la forma della vostra faccia, in modo che voi possiate rivedervi sulla vostra fetta di pane e marmellata ogni mattina. Potete accaparrarvi il simpatico elettrodomestico per la modica cifra di $75. Adesso io dico, no, io non ho il coraggio di guardarmi allo specchio la mattina, figuriamoci sulla fetta di pane. Vedi, pensa un po' a fagocitarti. Cioè, io invece pensavo un'altra cosa, puoi mandare la foto di Gesù e poi gridare al miracolo. No. Mi è apparso Gesù sul toast. Ti immagini? No? Beh, c'è dai, che dopo il mezzo miracolo
credo programmato del Papa che sabato è venuto qua e ha fatto sciogliere il sangue di San Gennaro, potrebbero crederci tutti. Bene, eppure non c'era molto caldo, però si è sciolto. Ma davvero si è sciolto tutto o solo una parte? Allora, io non l'ho capito perché sinceramente a me, io non sono proprio cattolica praticante, no? Però sto Papa, diciamo che ha colpito un po' tutti, no? Quindi io l'ho seguito in televisione, quando poi mi è scaduto, quando ho detto oddio, si è sciolto il sangue in mano a me, dopo tanto, perché erano molti, molti secoli che non si scioglieva il sangue di San Gennaro, cioè l'ultimo papa mi sembra che fu Clementino V. Sicura che siano secoli? Secoli no, però sono parecchi anni. Ah, ok, perché non ricordo quando è l'ultima volta che si è sciolto, però effettivamente mi sembrava qualcosa più recente. No, io dico che si è sciolto in mano a un papa, non che si sia sciolto, ok? Sì. E comunque l'ultimo papa che riuscì a sciogliere fu Clementino V, ma parecchi anni fa. E il problema è che, secondo me è stata molto pilotata la cosa, molto pilotata. Infatti... cioè, io penso, se fosse stato un miracolo proprio sincero, se ne sarebbe parlato per tutta Napoli. Invece qua è successo, quando sono tornati a casa nessuno ha parlato. Cioè, è stata una cosa molto... cioè, io ho respirato l'aria di Napoli e nessuno ci ha creduto. Poi non so. Guarda, non lo so, sul sangue di San Gennaro, su questa ampolla ci hanno fatto un sacco di studi, un sacco di robe, eccetera. Io non mi posso esprimere perché non ho conoscenze adeguate in merito. Però, insomma, se gli si è sciolto, gli si è sciolto, vabbè. Hai posto in là la tua sentenza. Se è un miracolo, buon per noi, avremo tanto turismo quest'estate. Se non è un miracolo, sti gran cazzi, non ci cambia niente. Smetteste di spararli addosso ai turisti, verrebbero di più dell'anno. Ascolta, vai avanti. Non che io voglia criticare lo stile di vita che si pratica in certi quartieri. Senti, della tua città. Vogliamo però passare alle pippe? A me? No, preferirei di no, non in questo dai, momento. Dai, sbrigati! Tra l'altro, sai che quando tu hai detto adesso parliamo di selfie, pensavo che fosse l'altra notizia e non quella che hai dato. Tutto questo capirete cosa vuol dire tra qualche notizia, perché io prima di andare a quelle veramente interessanti di oggi ne ho un'altra che comunque è una figata. Kat, tu prendi appunti a volte? Sì, per qualunque cosa, sai, stamattina se io dico... l'ho fatto. Ecco, vedi, delle volte c'è la necessità di prendere appunti su carta. Usiamo tutti quanti il computer, il telefono, però non sempre possiamo star lì a ticchettare sui tasti o sui touchscreen, giusto? Sì. Ecco, e poi quando tu prendi appunti su carta, cosa succede? I foglietti si perdono, se ne vanno da una parte all'altra, si rovinano, e chi li trova più? Dovresti cercare di mantenerli in ordine in qualche modo, no? C'è una cosa che è stata inventata apposta per ovviare a questo problema, si chiama Rocketbook ed è un blocco appunti con qualche foglio dentro, tu ci scrivi sopra con un pennarello speciale, lo colleghi tramite wifi al tuo smartphone e tramite un'app il foglio fa una scansione di quanto tu hai scritto e te lo riporta come immagine dove tu vuoi, nel telefono o nel computer, così che te lo puoi archiviare. In fondo al foglio ci sono rappresentate alcune piccole icone e a seconda dell'icona che barri proprio col pennarello, il documento viene archiviato in una cartella specifica a seconda delle tue esigenze. Dopodiché il foglio su cui hai scritto, invece di prenderlo e buttarlo, lo metti in microonde, gli fai dare un giro, non so a che temperatura, a quale potenza, e il pennarello viene completamente ripulito e tu puoi riutilizzare questo foglio. Dai, che figata. O non è una cosa geniale? Me lo regali? Lo stanno ancora producendo. Dai, quindi tanto... non credo si trovi... vabbè, tanto a dicembre è il mio compleanno, quindi c'è tempo. Vabbè, sì, bisogna vedere. Comunque loro hanno aperto il progetto, hanno cercato finanziamenti su indiegogo.com, un sito di crowdfunding,
hanno raggiunto molto più del loro obiettivo. Avevano chiesto $20,000 e sono arrivati a circa 300,000. Quindi io spero che questa cosa la facciano davvero, perché secondo me è abbastanza innovativa, è molto Va interessante. bene, nel caso se vi rimane qualcosa, Radio Serpe apre l'IBAN. Sì. Allora, invece io vi parlo per tu, a proposito di bamboline e cose strane. Per tutti i narcisisti del mondo arriva la miniatura in 3D di se stessi. La Twinkind di Berlino è un'azienda che adopera una sofisticata tecnologia digitale per produrre modellini per coloro che desiderano ardentemente possedere una copia in miniatura di se stessi. È sufficiente recarsi negli studi di questa originalissima azienda, farsi fotografare simultaneamente da un centinaio di obiettivi e dopo non molti giorni ricevere direttamente a casa una perfetta riproduzione di sé. I costi dipendono ovviamente dalle dimensioni del duplicato che si desidera prendere, ma sono piuttosto ragionevoli. Si parte da circa €200 per una statuetta di 15 centimetri, fino ad arrivare a 1.290 € per una taglia più grande e satura di particolari. C'è chi afferma che il desiderio di avere un microclone di sé cela in realtà una recondita perversione sessuale sull'inadeguatezza umana di padroneggiare e possedere la propria immagine, un po' come l'afflitto Narciso, che muore con l'illusione di poter afferrare e portare con sé la figura riflessa sullo specchio d'acqua. In una società sempre meno collettiva, dove ogni soggetto grida il proprio individualismo ed egocentrismo, sono certa che questa iniziativa non passerà inosservata. Per chi volesse quindi accaparrarsi il proprio alter ego personalizzato, vi linkerò il link del sito. Immancabile da mettere insieme alle action figure di tutti i supereroi e personaggi di manga e anime preferiti. Chi non vorrebbe se Esatto. stesso tra i personaggi di One Piece? Dai. Io ripeto, non ce la faccio a guardarmi la mattina appena mi alzo allo specchio, questi vogliono farmi. No, quello è perché tu quando ti alzi c'è un sonno che manco riesci ad aprire gli occhi, è diverso. Probabile. Comunque, parliamo di idee regalo divertenti, oppure utili, oppure del cazzo. Allora, cos'è stato? No, niente, vai. Ok. Parliamo di profumi. A chi non piace farsi regalare un profumo, no? Abbiamo trovato una lista di profumi più bizzarri che si possono trovare regolarmente acquistabili in rete. Ve li enuncio e se ne volete qualcuno ce lo fate sapere e vi procuriamo il link. Profumo di vulva, primo posto, immancabile, è proprio quello. Lo produce un'azienda italiana, tra l'altro. Profumo di bacon, profumo di sushi, per stare in tema di cibo, profumo di aragosta, secrezioni magnifiche, ad esempio sudore, sangue e sputo. Dai, che cazzo di sapore ha lo sputo, raga? No, c'è quel profumo, odore di, cioè profumo, lo sputo ha quell'odore caratteristico, la Boh. saliva, quell'odore di saliva, ecco, immagina quel profumo di saliva. Ma. Cannabis, cioè a chi potrebbe piacere, il profumo dei Kiss è vendibile, e profumo di funerale, che Dai. non sappiamo che odore ha la morte, però c'è il profumo di funerale, e poi c'è la bomboletta spray, è presente l'odore proprio delle bombolette spray per scrivere sui muri? Ecco, quello stesso odore lì, in più quando te lo spruzzi addosso effettivamente ti spruzza del colore. Quindi tu ti trovi imbrattata di colore che Dai, poi se ne va ma via perché evapora, però l'odore c'è rimane. anche quello della benzina e a me piace quell'odore di benzina. Però piace anche, non me lo terrei addosso, però no, qui in questa lista non lo vedo. Ah, e c'è anche la possibilità di creare un profumo ad hoc a partire dal tuo DNA. Tu gli dai il tuo DNA, loro ti fanno il profumo. Oddio mio, profumo all'Alessia. Io voglio vedere, andare in giro col profumo di Aragosta quando ci sono molti gatti in giro per strada. Deve Dai. essere una figata. Vabbè, Dai, magari me ne segno qualcuno, visto che parlavi del tuo compleanno, ti regalo un profumo. vabbè. Comunque. Come fai a prendere il mio DNA? No, no, uno degli altri, lo vuoi Ah, profumo ok. di Basta che vulva? no, vulva te lo tieni tu, grazie. Parliamo di
Vabbè, devo parlare io prima io. Dai, dici prima tu quello delle VIP. No, non vuoi proprio entrare tu nella parte hot Vabbè, di oggi, dai, eh? dai, dai, entro io, faccio la diva alternativa. Allora, belli dentro, quando uno dice sei una bella persona dentro, no? Allora, per la serie dovremmo andare dove andremo a finire? Dopo il bastone per farsi i selfie al culo e l'indispensabile bracciale per... E così sto scritto. E l'indispensabile bracciale per ricaricare il cellulare tramite le pippe. Dalla pagina di BitChief e dal sito LGBT dedito alle curiosità, al gossip e alle amenità varie, apprendiamo di nuovo un nuovo arnese che farà di certo la felicità dei più perversi, ovvero il vibratore che una volta inserita correttamente nel pertugio vaginale o in quello anale scatta selfie decisamente anatomici. E vai. Si chiama Gaga ed è prodotto dalla Svacom ed è corredato di una fotocamera HD. Meno male che non c'è la versione 3D, vabbè. Caspita. Alcuni modelli, come optional, hanno anche il wifi incluso, così potete far vedere l'interno dei vostri organi riproduttivi di piacere a tutti e subito, senza nemmeno passare dal computer. Ecco, magari non postate le vostre cavità su Facebook e se non volete essere bannati ancora prima di aver detto "Mamma mia, che cazzo ho fatto!" No, ma Insomma, certi di avere tra il nostro pubblico degli degli intenditori. impenitenti pervertiti, vi diamo anche il link dove comprare questo utilissimo attrezzo. Se si scarica, al limite potete ricaricarlo col bracciale di cui sopra elencato. Occhio che poi se arrivate a lavoro con le Vuitton sotto gli occhiali vi sgamano. Mai più senza 180 dollari ed è vostra, ed è vostro. Così potete anche voi dire sono bella dentro. Allora, raga, è un Costa coso. 180 dollari quel coso. Esatto, è un coso, cioè, Ma scusa, cilindrico. non fai prima a metterti dentro il cellulare? Cioè, ce l'ha la fotocamera, no? Sì, ma che cavolo, vabbè, non lo so. Comunque, boh, ma io mi viene da fare battute sconce. Falle, però censurandole. Se tipo lo metti nel pertugio posteriore, vedi quello che hai mangiato a cena? Dai, che schifo. No, dai, dai. Beh, cioè, no, ma io mi immagino fra qualche anno, invece di mi dai il numero, mi dai WhatsApp, che mi mandi la foto col vibratore wifi? No, ma io mi immagino, è presente che adesso ovunque vai ti fai il selfie? Ehi, i selfie! Cioè, insomma. Dio santo. Comunque, tu hai nominato più o meno 200 volte sto braccialetto a pippe, no? Che tutti si stanno chiedendo, ma che cos'è questo braccialetto a pippe? Sapeste. Sapeste, quindi adesso noi vi diciamo che cos'è il braccialetto a pippe che stiamo millantando dall'inizio. Non so se, non mi ricordo cosa vuol dire millantare, di cui stiamo parlando dall'inizio quasi della puntata. Allora, lo sta per lanciare sul mercato Pornhub, che è la maggior parte dei Ferma, maschietti in ferma. ascolto. Tan Sì? tan tan, millantare, vantare con molta esagerazione le proprie ricchezze, i propri meriti, le proprie prodezze, la nobiltà della propria famiglia, fingere per vanteria cose non vere. Ok, quindi ricordavo bene questa cosa. Allora, questa è una cosa vera, non è che sia finta. Lo sta per produrre Pornhub, dicevo, un sito che molti dei maschietti che ci ascoltano sicuramente conoscono, perché se inizia con porn lo conoscono di sicuro, e si chiama Wonking Band, letteralmente il bracciale delle pippe, appunto. Quindi voi ve lo mettete al polso e che ridi? Capisco che sai già Imbarazzano stessi stealing, ti giuro. capisco che puoi già intuire come va a finire, insomma, è
Tu lo metti al polso, ecco il movimento, che effettivamente è un movimento che puoi fare anche in mille altri modi, anche lavandoti i denti, parliamoci chiaro. Questo qui ricarica le sue batterie interne per l'energia del movimento, poi tu ci attacchi l'iPhone e gli ricarichi la batteria. Quindi tu produci energia facendoti del movimento. E diventi cieco, però il telefono ce l'hai sempre carico, vedi? È utile. Giusto. Ma io dico, no? Se invece accarezzi un palo della luce per strada su e giù con la mano, non è la stessa cosa? Ora tu dimmi. Nel nome di qualunque divinità esistente in questo mondo e in quelli passati, collaterali e paralleli, perché dovresti accarezzare un palo della luce? Ascolta, pure? Perché questo braccialetto è discriminatorio. Se una è donna, che cacchio di pippe si fa? Allora, due sono le cose. O siete dei fottuti geni, quindi incentivate la donna a cercare per ricaricarsi il cellulare, oppure siete razzisti. No, allora, perdonami, lo indossi tu, visto che non puoi su te stessa, fai felice qualcuno e gli ricarichi anche no, il telefono. No, io mi fermo e accarezzo il palo della luce, ok? Accarezza il palo della... Ragazzi, allora, facciamo così. D'ora in poi tutti quanti col braccialetto, tutti quanti su Pornhub, generiamo tanta di quell'energia in una volta sola da produrre un nuovo tipo di arma potentissima. Okay. Ok? Poi se tu intanto vuoi farti selfie con l'altro coso, va bene, io mi compro il bellissimo carica batterie, ciao! Sì, anche io preferisco il carica batterie, comunque. Comunque, passiamo... Vabbè, possiamo uscire dalla zona hot di oggi. Esatto, e passiamo alla chicca che ci siamo conservati. Ok, allora... Adesso ce ne saranno delle pelle. Noi abbiamo trovato... Che ridi? No, ho detto noi abbiamo trovato, non fa ridere. Abbiamo trovato una lista di insulti e imprecazioni provenienti da sparsi un po' in tutto il mondo e sono veramente molto articolati, coloriti e a loro modo geniali. Ora, siccome... Ok, parlare di braccialetti e vibratori strani, però ce ne sono alcuni anche piuttosto pesanti. Noi vi diremo questi insulti cercando di leggerli prima in lingua originale e poi tradotti in italiano e cercheremo di censurarli per renderli adatti. Capibili ma non volgari. Esatto, ok. Ok. Cominciamo da un insulto tedesco. Allora, facciamo così. Io cerco di dirlo in tedesco e tu lo rendi, lo addolcisci in italiano. Ok. Vai, ok. Primo insulto. Doppelurenson. Sì, che significa doppio figlio di meretrice. Ecco. Ok. Poi, okay. In Danimarca. Passiamo. Esatto, la Danimarca. Allora. Gid di Rob Maclo, Hogdine Arme, Bere For corte. Con l'accento russo suonava un po' bene. E insomma, ti auguro di avere prurito al culo e braccia troppo corte per poterti grattare. Ok. Norvegia. Vabbè, dillo tu, dai. No, vai. Forstar Dukae Seyeler Maes scrive det pakukeno knulle det ideg. Non so parlare norvegese. Ok. Cosa vuol dire? Cavolo, è capitata a me la traduzione più. Capisci quello che ti sto dicendo o devo scrivermi o devo scrivermelo sull'apparato genitale e ficcarlo dentro al tuo apparato genitale? No, se dice ficcarlo dentro di te, quello non si... Era... Ah, ok, in qualsiasi pertugio, intendeva, ok, va bene. Sì, insomma, me lo scrivo lì e poi te lo ficco dentro perché non lo capisci. Ah, questo ok. È in Norvegia. In Ungheria dicono una cosa che non riesco a leggere, Ogi basta megegita l'xka apromaiom. E se dici, significa vai a farti... Vai a, diciamo, avere degli atteggiamenti intimi. Esatto, da una carriola di scimmiette.
potete intuire che tipo di atteggiamenti intimi. In Giappone dicono tipo cose che ti devo da cin cin cin. Ti infilo una mano dietro al pertugio posteriore fino ai denti e te li faccio sbattere. Sai, sono meno incisivi, censurati così. Nel Vanuatu. Cosa dicono a Vanuatu? dicono Kwan Ateku. Insomma, molto schietto, mangiati i tuoi escrementi da solo, abbastanza diretto. Non è che ci sia del genio in questa cosa, è un insulto, Invece in insomma. Romania dicono Tragea mia, sawale, peste marmantul mati. Chiediamo scusa ai rumeni in ascolto. Trascinerò, si può dire le mie palle? ormai. Insomma, trascinerò le mie palle sulla tomba di tua madre. Ci vanno abbastanza pesanti anche in Romania con gli insulti. Mentre in Canada. Dicono Montabarnac de Mangeux de Merde de Chris. Vabbè, ascolta, canadese è francese, è abbastanza facile. Mangé, non mangeo, mangé. Che poi Mangé. sembra, ecco, come diceva il Merovingio in Matrix, il francese è una lingua perfetta soprattutto per pronunciare oscenità. E infatti Oddio, qui ma è dice. normale che mi sia aperta una pagina che sta scritto a letto con Gandalf? Non lo so, però chiudila. Ok. Comunque in Canada dicono se io mangio escrementi del pene, ovviamente censurato. Mentre in Libano, vai, vai. Airi bi damerak. Significa infilo il mio membro nella tua coscienza. In Corea del Sud un'altra serie di cosette strane che significano ti spacco la schiena. Che va molto a, come dire, a fare concorrenza ad D'Annunzio. Sì, ti spacco la schiena e te la piego fino a provocarti l'autofellazio, diciamo così. Per Mentre in Finlandia ci la sta. Finlandia, peccato che non ci sta ascoltando Anna Karnil perché lui il finlandese lo studiava per diletto suo personale, Aitisinai parajoha. che diciamo vuol dire, sto dicendo che tua madre ha i famosi atteggiamenti intimi con le renne. In Brasile dicono va pra Va casa do caralho. pra casa do caraio. Va Vattene nella nella casa casa dei dei peni. Peni. membri. Beh, abbiamo capito, no? In Irlanda? Dai, questo lo puoi dire. Gonite an catuzois Non è go. coreano. In Irlanda, come cacchio va? Gonite an catuis gonite an diabal an cat. Beh, questo è più carino anche perché non è volgare, che il gatto possa mangiarti e che il diavolo possa mangiare il gatto. Insomma, una sorta di matrioska. In Svezia invece, du must fantamig vara coctiskit. Che il diavolo faccia delle cose brutte con il mio fondoschiena se tu non devi bollire nei tuoi stessi residui escrementizi. Ecco. In Polonia invece dicono Hadebi ci sweti mical ciugem, ciugem, oxi powi pical. Allora, perdonateci perché qui tirano in ballo addirittura un santo e dicono che San Michele ti faccia scoppiare gli occhi con il proprio organo riproduttivo. Cioè. Va bene, e questi sono i top, non so, top 15. Non lo so, però è stato Sì, faticoso. molto parecchio. I top 15 della hit, mandare a fanculo le persone. Sì, quello. Allora, che dire, abbiamo finito Finalmente. le curiosità strane dal web. E se avete qualcosa di strano che avete sentito o letto, fatecelo sapere nei commenti, che noi siamo curiosi. Vi metterò su Facebook il video fatto da me nella mostra del Castel dell'Ovo, come promesso, sperando che resista. E niente, che altro dobbiamo dire più?
Io vorrei dire che sono 10 minuti buoni che dalla chat non stanno più scrivendo, più o meno dopo che abbiamo parlato del braccialetto, ma non è che per caso l'avete indossato, Bricconcelli? E tutti quanti si spostarono da Radio 7 a YouPorn. Sì, sì, perché vedo che non c'è più nessuno a scrivere, può essere, sai? E vabbè. Allora, tu vedi, tu butti lì la proposta e subito l'accordo. E subito è moda. Aspetta, se mi ascoltano così tanto, facciamo un'altra prova. Ragazzi, dateci dei soldi. Sì. Magari funziona, oh. Che ne so, prova. Comunque, vai. Io passerei agli amati compleanni. E vai. Allora, Radio Serpe fa tanti auguri a Damiano Grasso, 22 anni, Marco Andrea Federico Lofoco, 32 anni, Giulia Gigli, 20 anni, Lavori della Scienza, 32 anni, Mattia Benassi, 24 anni, Daniela Paladini, 32 anni, Alessandro Ravoni, 42 anni, ciao Ale, e Alessandro Stante, 32 anni. E Radio Serpe fa anche tanti auguri ad Akira Kurosawa, perché nel 1910 è nato pure lui. Che eravamo compagni di scuola. Sì, è nato oggi anche Franco Battiato. Che si è rotto un femore Battiato, mi pare. Ah sì, poverino, Battiato da poco si è spaccato un femore mentre in concerto cantava Voglio vederti danzare, quando si dice l'ironia. Esatto. E poi? Basta? E poi no, sì, altre cose, è nato oggi anche Dovizioso. E poi insomma altri Serena Grandi, l'ho già detto? Sì. Ok, sì, e poi abbiamo altre persone meno famose, diciamo, quindi possiamo anche evitare di elencarle tutte. Va bene, allora io passerei alla seconda canzone scelta da me, è di Ligabue, Urlando contro il cielo. Sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. C'è una notte tiepida, vecchio blues da fare insieme, in qualche posto accosterò quella là. Sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Ma intanto son qua io e ti offro di ballarci su. È una canzone di 100 anni almeno. Ma se a noi, con questi giorni fatti di ore andate per un weekend, è un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se il purgatorio è nostro perlomeno. Prima di perderci forse ci sentono.
come sputare via il veleno. Allora, ho scelto questa canzone in realtà non perché mi piace Ligabue, perché non è il genere che ascolto, ma perché mi ha fatto pensare quando lui dice non saremo delle star, ma siamo noi, con questi giorni fatti di ore, andate per un weekend e un futuro che non c'è. Non si può sempre perdere, per cui giochiamoci. Certe luci non puoi spegnerle. Se è un purgatorio, è nostro perlomeno. Non lo so, stamattina mentre tornavo a casa, cioè stamattina, cacchio, erano le 6 del pomeriggio. Allora ho sentito sta canzone, boh, mi è rimasta impressa e all'ultimo a tutto, avendo fatto anche tardi stasera, l'ho caricata. Vabbè, date anche hai, queste giustificazioni. Hai un concetto di mattina un po' particolare. Sì, effettivamente, no, perché avevo un sonno quando sono tornata. Ma comunque devo dire che conosco anche un sacco di persone che urlano contro il cielo, specie quando battono il mignolino contro la credenza. Idiota. Okay. Se vuoi sbagliare in maniera un po' più palese, non si è sentito bene. Dopo lo rifaccio. No, vabbè. Giusto per sottolineare il fatto che oggi hai sonno, no? Esatto. Va bene, allora siamo arrivati a fine puntata ed è il momento dei saluti. Esatto. Ah, a proposito, aspettate, vediamo se sono riuscita a caricarla. Perché qualche giorno fa, ok, io ho scritto su Facebook che mia nonna, vabbè, avevo spiegato il meccanismo dell'ospite in radio a mia nonna, e mia nonna ha detto, nonna, è qualcuno che ha un evento, qualcosa da presentare, viene in radio, no? Allora mia nonna mi aveva detto, allora io posso venire anch'io in radio, perché a maggio devo andare al matrimonio di zia e zio, e ho detto, no, nonna, non è proprio così, no? E allora tutti quanti hanno detto, no, dai, che carino! Che carina, falla venire tua nonna, vogliamo tua nonna, vogliamo tua nonna. Allora io ho cercato, ragazzi, vi giuro, ci ho messo 3 ore, di farvi fare un saluto da mia nonna. Però mia nonna non sa dire Kathleen. Quindi abbiamo dovuto fare questo saluto insieme. Io ve lo mando, prendetela per buono, perché è dolcissima. Allora, un bacio. A tutta Radio Serpe, dalla nonna di Catri. La nonna di Catri. Ripeti solo tu. Un bacio alla tutta Radio Serpe, dalla nonna di Catri. Bravo, bacino. Ok, questo è il saluto per voi fatto dalla nonna. Non la invito qua. È riuscita a dire Catri, l'hai visto? Sì, ma perché non puoi capire all'inizio come diceva. Cosa diceva? Prima diceva Caterina proprio. Poi diceva Kyle. Chi? E io facevo, chi è Kylin? È poi difficile di Kathleen. Infatti, però non lo so. Alla fine, quando c'è riuscita, ha fatto, ma io sono la nonna di Alessia, chi è Kathleen? Giustamente. Bello che ha passato 3 ore a dire, e si è resa conto dopo 3 ore che non le tornavano i nomi. Esatto. E comunque un saluto alla nonna di Kathleen, che ci ha addirittura fatto la dedica a voce, visto? Esatto. E che non mi ha mandato a fanculo dopo 3 ore, che io gli dicevo nonna, no, allora. Poi invece di Serpe diceva Seppe. Radio Seppe. Poi ha iniziato a fare Sepper, poi ho detto vabbè, sciapete. Vabbè. E comunque, ora che abbiamo avuto i saluti dalla nonna, che ricambiamo, hai altri da salutare? A chi tocca adesso? Niente, volevo salutare Mattia che è in chat, la leggenda di Elerian, e vedi, a stare troppo con la nonna poi si inizia a non riuscire più esatto, a leggere. Esatto, no, veramente a volte quando parlo con lei dopo un po' divento dislessica anch'io.
No, allora saluto anch'io la leggenda di Lelian e vorrei dirvi che di dietro loro sono in due e mi mandano in crisi perché sono un lui e una lei, no? Siccome ho parlato con loro perché li ho invitati qui in radio come ospiti a presentare il loro GDR che è aperto da poco, se io parlo con una persona devo sapere se è un maschio o una femmina, perché se io voglio fare una battuta misogina devo sapere se la sto facendo a un uomo o una donna, giusto? Giusto. Quindi la leggenda di Radian, che è un account di gestione multipersona, porta a quei problemi di questo tipo. No, vabbè, sto scherzando, vi saluto ragazzi e benvenuti su Radio Serpe. Perfetto, dopo ciò io vi auguro buon inizio settimana, che dopo sta puntata, cioè del buongiorno si vede dal mattino, raga, avete una settimana. Aspetta, è il mattino alle 6 del pomeriggio tra l'altro. Comunque... stiamo cercando di mettere d'accordo i quattro partecipanti del quiz che abbiamo fatto in collaborazione con Legacy of Magic, no? Quello famoso in cui si vince lo spettro della strega di Terry Brooks. Ancora non siamo riusciti a riunire sti quattro poveri cristi in uno stesso giorno, quindi probabilmente faremo questo quiz diviso in più puntate. Se riusciamo a tenerne almeno, a trovarne almeno disponibilità a coppie, cerchiamo di fare questo famoso quiz, perché sai, uno c'è questo giorno, uno non c'è quel giorno, e uno ha questo impegno, uno non c'è il microfono, uno così, uno cos'ha, e stiamo cercando ancora di incastrarli. Quindi beh, insomma, ci sarà. Colpa loro, non colpa nostra, eh? Ah, vabbè, non lo stavo mettendo in quei termini, stavo semplicemente avvisando, ecco. Sì, sto scherzando. Va bene, allora, io spero di avervi fatto compagnia insieme a Rie. Vi do un grandissimo bacio, vi auguro buonanotte e per chi ci ascolta domani in differita un buongiorno. E ciao. Ciao. Ok, adesso tu prendi il braccialetto, io prendo il selfie. E il selfie.